purtroppo continuano a non esserci quelle che sono le garanzie che stiamo chiedendo oramai da 2 anni, cioè che cosa accade dopo l'ammortizzatore sociale. La notizia, diciamo, se vogliamo positiva, è quella che l'ammortizzatore sociale durerà fino a ottobre 24, tuttavia continua ad esserci un grande punto interrogativo su quello che accadrà dopo. Purtroppo il proclama iniziale sulla necessità e sulla voglia di fare un centro d'eccellenza a Tortoreto dell'Animal Husbandry, il Putri, non è assolutamente realizzato, anzi purtroppo continuiamo a perdere commesse, continuiamo a perdere clienti, continuiamo a perdere fornitori. Una politica industriale, una strategia industriale totalmente inesistente, tant'è vero che lo vediamo perché i lavoratori continuano a stare a casa, sono pochissime le persone in turno. Voi chiedete anche un ruolo più attivo da parte della regione. Assolutamente sì, il tema è questo, cioè il tema è bisogna capire esattamente l'assessorato al lavoro che cosa vuole fare, da che parte sta. Non abbiamo bisogno di arbitri in questo momento, non abbiamo bisogno di persone che medino al tavolo, diciamo, senza prendere una posizione chiara. Noi vogliamo sapere esattamente qual è la posizione da parte dell'assessorato alla regione e vogliamo che a questo punto la regione, stimoli e solleciti la Presidiad a rimanere in modo efficiente sul territorio teramano, quindi a Tortoreto, per evitare perdite di posti occupazionali e perdite purtroppo di produzione. Attualmente le sorti della Betefen sono segnate, il cambio di passo loro non intendono farlo e tra l'altro, come detto anche al tavolo regionale, noi abbiamo degli interlocutori, praticamente abbiamo avuto più interlocutori in Betefen che il cambio di governo in Italia negli ultimi 40 anni. Abbiamo cambiato ben 8 interlocutori che ci vengono a dire sempre le stesse cose, gli ultimi che sono arrivati totalmente impreparati, che ci hanno raccontato le solite storielle di fare un sito d'élite, un sito che produce come dire, delle particolarità. Abbiamo ricordato anche che quel sito si producono gabbioni e gabbie, quindi non è che facciamo le borse di Gucci che ci devono venire a dire di trovare un nuovo mercato per la Betefen Sortoreto. Hanno detto che hanno aperto degli uffici appunto per attirare un mercato nuovo, quando noi a Tortoreto avevamo un mercato floridissimo, i clienti erano all'ordine del giorno, saturavano tutti gli impianti. Ci hanno raccontato anche la favola del budget che erano predisposto nel 2020, nel 2022, scusami, nel 2022 si erano prefissati di fare 20 milioni di fatturato, ne hanno fatti 15, di questi 15, 9 sono stati comprati e prodotti altrove, quindi di fatto hanno fatto 6 milioni di fatturato. Ricordiamo che la Betamens nei tempi d'oro faceva 45, anche 50 milioni di fatturato. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non hanno intenzione, non vediamo un futuro in questa azienda. Loro continuano a dire che l'Animal Husbandry sarà il rilancio del sito di Tortoreto, ma fino ad oggi non abbiamo visto nemmeno una gabbia per un pollo. Noi il 7 abbiamo già convocato un incontro che si discuterà di ammortizzatori sociali. Il tema vero è che noi sì, sono importanti questi altri mesi di ammortizzatore sociale, ma questi mesi qua a disposizione devono servire a che l'azienda presenti un piano industriale credibile. Adesso parla di un polo d'eccellenza e inoltre c'è la necessità che la regione faccia da pungolo e sostenga i lavoratori, ma altrettanto anche l'azienda con le risorse a disposizione, anche se l'azienda pare che non voglia accedere, ma il tema vero è anche come riformare i lavoratori e riqualificarli per coloro i quali rientreranno nel piano industriale e soprattutto per coloro i quali fra poco il rischio è che usciranno dal mondo del lavoro e non possiamo rischiare che vanno a aumentare e quindi a sommarsi delle centinaia e centinaia di lavoratori che sono disoccupati in questo territorio che, ahimè, purtroppo è devastato industrialmente parlando.